Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e gioia a tutti. Ecco, oggi, giovedì della prima settimana di Avvento, vogliamo meditare insieme la parola tratta dal Vangelo di Matteo, capitolo 7, dal versetto 21, 24 al 27. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cade la pioggia, straripano i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cade, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Parola del Signore. Gesù ci invita oggi, attraverso il Vangelo odierno, a chiederci: io a chi sono simile? Sono simile all'uomo stolto oppure a quello saggio? Su quale fondamenta costruisco la mia vita? Ecco, sembra facile non domandarci, e molto spesso diciamo: bene, io mi fido nel Signore. Ma non è facile trovare la risposta a questa domanda. Siccome i nostri pensieri devono essere sempre quello più saggio, crediamo di essere sempre più saggio, per questo li mettiamo in pratica. Le nostre scelte, la strada in cui percorriamo, molto spesso crediamo essere la giusta, altrimenti non le facciamo. Ecco, la difficoltà di trovare la saggezza. Perché la saggezza appartiene e troviamo soltanto nella parola del Signore. Se facciamo le nostre scelte, le scelte della nostra vita, senza nessun fondamento nella preghiera, nella richiesta al Signore di illuminare il nostro cuore e la nostra vita, probabilmente le nostre scelte non sono guidate dalla saggezza divina. E dobbiamo confrontare sempre se le nostre scelte sono d'accordo con il Vangelo che ascoltiamo, perché soltanto chi mette in pratica la parola del Signore è l'uomo saggio, è l'uomo che costruisce la sua casa nella roccia. E vediamo che il Signore dice che le stesse cose accade a quello saggio e a quello stolto. Dice così: cade la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa. Il saggio che ha costruito sulla roccia non cade, lo stolto cade. Cioè, come traduciamo questo nella nostra vita? Qui il Vangelo dice: guardate, le avversità della vita sono per tutti. Tutti soffriranno, chi di meno, chi di più, chi di una cosa, chi di un'altra. Però il vento avversario ci sarà sempre contro. La nostra vita sarà sempre con qualcosa che o la pioggia o la tempesta della sofferenza, della malattia, della discordia, della mancanza di perdono. Non sappiamo qual è il vento contrario che combatti nella tua vita. Però la certezza è una: coloro che mettono in pratica la parola del Signore, che hanno fiducia e speranza nel Signore, questa tribolazione, la tempesta, la pioggia, non li farà crollare. Invece, chi si mette soltanto nelle sue forze, che si confida soltanto in se stessi e non mette mai in contatto con la parola del Signore, non chiede mai l'aiuto divino, questo molto spesso la rovina è grande, perché arriverà la tristezza, la depressione, la desolazione e ci farà crollare. Ecco, per trovare la grazia di essere saggi, dobbiamo ascoltare la parola di Dio e tutto il resto andrà per il posto giusto, perché il Signore ci guida, ci benedice e ci illumina attraverso la sua parola. Quindi chiediamo oggi la grazia, il dono della saggezza, la grazia di chiedere sempre al Signore: Signore, cosa vuoi da me? Che oggi possiamo mettere questo proposito nella nostra giornata. Prima di ogni decisione chiediamo: Signore, guidaci, parlami, perché io possa operare ciò che vuoi tu. Ecco,
Cari fratelli, vi auguro ogni bene, che la grazia del Signore invada il tuo cuore, ti doni la saggezza per costruire sempre di più la tua vita sulla roccia che è Cristo. Pace e gioia a tutti.